Al sodo o al fresco? No, 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 ma solo una battuta. Allora, aspetta, solo una battuta. Solo una battuta. Ecco, pure tu. Allora, benvenuto nella sua nuova diagnosi. Andiamo, aspetta, devi accendere. Andrà adesso parte dal centro Minozzi per dire una priorità pastorale che è quella del giovane, centro giovanile Padre Minozzi, una spiritualità attenta al territorio, una spiritualità attenta ai bisogni tanti dei giovani nella sua diocesi e tanti in cui no, in cui ce ne sono pochi, ribadisco, i giovani ce ne sono tanti, sono contenti di stare qui in mezzo a noi, hanno bisogno di guide sicure, di guide felici, di guide tranquille. Abbiamo saputo che qui accanto a lui oggi ci saranno una decina di vescovi, sono tutti un mini conclave. Sono tutti vescovi legati affettivamente alla diocesi di Tursi. Che pare sia un po' la fabbrica di vescovi, ne sono perché è una fabbrica di santi sacerdoti e quindi ne vengono fuori santi vescovi. Ecco, questo per quanto riguarda lo Spirito Santo, invece diciamo per legami più terra-terra, chi è il vostro protettore? È lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo in cielo, si serve degli uomini qui sulla terra. Sulla terra. Non è, lo Spirito Santo sta dappertutto, in terra, in cielo, in ogni luogo. Ecco, a Potenza addirittura l'ultimo vescovo risale a 120 anni fa. E lì passa un po' più in alto. Grazie. Dai, non ne so nemmeno che esista. La sicurezza. È un buttafuori quasi. Massimucci. Ha vero senso. Ciao. Sei pure il benvenuto. Eccellenza, sei pure il benvenuto. Bentornato, benvenuto. Thank you.
E già da ora abbiamo potuto comprendere quanto lei conti su di noi e quanto noi contiamo su di lui. Il nostro desiderio di servire la Chiesa è grande e ci auguriamo di farlo grazie al suo ministero. Con ciò vogliamo impegnarci a pregare per il suo mandato, che sia santo e ricco di tutti. Innanzitutto salutare i giovani della diocesi.
comunità Nexus, i giovani con qualche difficoltà esistenziale, e poi, subito dopo, il saluto a voi, giovani impegnati nella vita della Chiesa. Quasi a voler dire, è possibile avere delle difficoltà, come la droga o altro, ma è possibile uscire dal tunnel delle dipendenze. È possibile uscire dalla dipendenza dall'alcol, dalla dipendenza della droga, dalla dipendenza del gioco. Non solo è possibile uscire da queste dipendenze, ma è possibile vivere in pienezza la gioia che ogni cuore desidera. L'esperienza cristiana è proprio il luogo della pienezza della gioia, è il luogo della pienezza della vita. Quello che Gesù ha detto, chi lascia il padre, la madre, il fratello, l'amica, l'amico per causa mia, avrà il cielo un po' qua giù. Ecco, l'esperienza cristiana è l'esperienza del cielo un po' qua giù. E voi lo dimostrate, voi siete il volto di questo cielo, voi siete il volto felice dei giovani, il volto riuscito dei giovani. Ecco, vi dico grazie per quello che già fate e vi dico già adesso grazie per quello che faremo insieme. Con me avete notato il centro Ademo, che mi ha accompagnato, e Don Ademo è il responsabile diocesano della pastorale giovanile, e lui, diciamo, accompagnerà il vescovo nei suoi spostamenti, sarà con il vescovo per dire che cosa? Una priorità pastorale. Ecco, la pastorale giovanile vuole essere per il vescovo di Torsina Cornelio una vera grande priorità al centro non solo del mio cuore ma anche delle mie attenzioni pastorali. Ci sarete voi, ci siete già voi, sapendo una cosa, che la sfida della pastorale giovanile è la sfida che ha dentro una speranza, la speranza di costruire non solo una chiesa giovane ma anche una società giovane, una società che spera, una società che guarda con ottimismo, una società che si implica nelle questioni quotidiane, una società che vuole dare qualità alla vita di ogni giorno e di tutti voi. A farla bene, ragazzi, non vi lascerò in pace, va bene? E voi non lasciate. Siamo partiti da Policono perché, che ne dica Edmondo Soave, i giovani ci sono nei nostri paesi e sono vivaci, sono veri, sono contenti, sono felici e danno anche il lavoro, ci credono al lavoro giovanile. E quindi siamo partiti qui perché qui c'è un centro giovanile, Madre Mionse, che dice anche proprio, come dire, una direzione da tenere nelle nostre azioni, nell'azione della Chiesa. Poi se non sbaglio siete la maggior parte del rinnovamento e dell'azione cattolica, però ci sono anche quelli che sono, diciamo, giusti. Però ci sono anche quelli che sono i liberi pensatori, i cristiani senza appartenere a qualche movimento. Ecco, il vescovo è interessato a tutti i giovani, a tutti, ovviamente incoraggiando coloro che appartengono alle associazioni, perché le associazioni, i movimenti, sono un grande dono di Dio, un dono che Dio fa alle singole persone. Prima di dare la benedizione, vi invito ad essere il 10
al santuario di Ancona alle ore 19, celebreremo la Santa Messa e daremo il mandato ai giovani che andranno in Bologna per la GMG. Dalla nostra diocesi andranno una 68 giovani della diocesi di vanno in Bologna per la GMG. La diocesi con il maggior numero di giovani, è vero? Perfetto. Capite perché siamo noi adesso? No. Perché ci sono tanti giovani che sono cristiani. Non posso sentire il vescovo. No, allora, lui non è stato il vescovo, c'è di no. Allora, alle 14 noi avremo una diretta di qui, quindi mi piacerebbe avere un bel gruppo di ragazzi in diretta alle 14. Da dove? Vabbè. Da qui, proprio da vicino alla statua di Padre Venozzi. Ok, grazie. Quindi però fate così, perché il vero c'è nessuno. Alessandra, prenditi tu il capo di vedere chi c'è. Il fosso.